Io lascio subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, abbiamo sicuramente i numeri per aprire la seduta, ci sono 15 presenti, 9 assenti più la Presidente e di giustificati ne abbiamo 3, i consiglieri Gugliotta, Gunnella e Stelitano. Allora, subito gli scrutatori, così possiamo aprire. Abbiamo un presente in più. Allora, scrutatori, direi oggi i consiglieri Rinaldi, Tosatti, Giuliano. Scrutati. Allora, abbiamo anche gli scrutatori, quindi possiamo veramente iniziare. Il primo punto all'ordine dei lavori di oggi è l'espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Stefano, Iorio, Ferrara, Calabrese, Montella, Pacetti, Ficcardi, Bernabei e Terranova, avente ad oggetto modifiche della deliberazione numero 18/8/1934 numero 5261, lo so, oggi sto... Regolamento generale edilizio del Comune di Roma, introduzione dell'articolo 37 bis, protocollo numero RC / 22704 del 2017. Chi è? Consigliere Rinaldi. Grazie Presidente, consiglieri. Dunque vado a leggere la delibera che è molto breve. E riguarda appunto la possibilità di realizzare dei parcheggi per le biciclette all'interno degli spazi condominiali e purtroppo è corto e quindi niente, vado direttamente con la lettura e poi allora, premesso che il segretariato generale direzione supporto giunta e assemblea capitolina con nota protocollo numero RC 31299 del 2 novembre 2017 ha trasmesso al Presidente del Municipio Roma 7 e al Presidente del Consiglio del Municipio Roma 7 la proposta di deliberazione specificata in oggetto da sottoporre all'esame del Consiglio Municipale per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, che la stessa proposta è stata acquisita al protocollo del Municipio Roma 7 al numero CI 225095 in data 2 novembre 2017 e che ai sensi dell'articolo 9,1 del TUEL, poiché la presente proposta riveste carattere di mero indirizzo, non necessita sia acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato, che la Commissione consigliare prima nella seduta del 13 novembre 2017 ha espresso parere favorevole
visti e richiamati il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e sue modifiche SMI, lo statuto di Roma Capitale, il regolamento... Consigliere Rinaldi, le posso chiedere un favore di parlare un pochino più forte? Il regolamento sul decentramento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 dell'8 febbraio 99 e SMI, visto il regolamento del Municipio Roma 7 approvato con deliberazione numero 4 2017 per i motivi espressi in narrativa, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di iniziativa consigliere a firma dei consiglieri Stefano, Iorio, Ferrara, Calabrese, Montella, Pacetti, Ficcardi, Bernabei e Terranova, modifiche della deliberazione 18.8.1934 del numero 5.261, regolamento generale edilizio del Comune di Roma, introduzione dell'articolo 37 bis, protocollo RC 22.704.2017. Il testo della delibera però io qua non ce l'ho. Come pare che ci sia. Ah, ecco qua. No. Non c'ho il testo della delibera, pensavo che stesse qua. Ah no. Non va bene. Puoi parlare tu, Eugenio, non lo so. Vabbè, praticamente nella delibera si ritiene opportuno modificare il regolamento generale edilizio per l'introduzione appunto nelle nuove costruzioni di spazi dedicati al parcheggio delle biciclette, mentre sì, praticamente, che è la parte diciamo anche più importante rispetto a quelle che possono essere eventuali vincoli introdotti da regolamenti di condominio, sul fatto che appunto i condomini possano parcheggiare le proprie biciclette nelle aree condominiali. Quindi questo è il testo della delibera. E niente, tutto qua. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono, consigliere Ciancio, certo. Grazie Presidente. Onorevoli consiglieri, quello che ho ribadito in commissione lo voglio ribadire in aula sull'iniziativa che trova sicuramente in linea generale un consenso, perché trasformare o migliorare la viabilità e utilizzare la bicicletta è una cosa lodevole, certo. Dovremmo avere anche una cultura della bicicletta che parte da molto lontano, come in molte città europee, ma cerchiamo di recuperare. Però questa variazione dell'articolo 37, come ho già detto, in commissione non abbiamo avuto un supporto tecnico adeguato, proprio per sciogliere un aspetto importante, quello del contrasto con la proprietà privata. Ho mandato personalmente un quesito all'ufficio urbanistico e quindi in merito al punto 1 e naturalmente al punto in cui bisogna, nella demolizione, ricostruzione o abbattimento completo del fabbricato, è ovvio che la dimostrazione che se non ci stanno gli spazi per ricavare il 2% della superficie, perché un minimo del 2% della superficie utile lorda vuol dire molto, considerando che le rastrelliere sono strette e lunghe, vuol dire avere molto spazio. Secondo me il presente articolo, come mi hanno riferito i tecnici del Dipartimento, può funzionare per le nuove edificazioni, mentre invece sulle edificazioni esistenti, quindi sui condomini attivi, nel centro storico, nella città consolidata, questo regolamento contrasta fortemente sia con il codice di diritto privato, sia con alcuni aspetti di natura, come dire, decisionali, perché poi dovrà essere il condominio a specificare che non ci sono gli spazi oppure non è adeguato lo spazio a inserire quel 2%. Il 2% significa rastrelliere lunghe 50 metri per un minimo condominio, perché le rastrelliere hanno una base molto stretta. Io direi, come ho già detto in commissione, che
su cui l'avevamo già discusso poi precedentemente, tant'è vero che è tornato indietro, hanno cassato il punto 4. Era il caso di pensarlo bene questa variazione del regolamento, con un incentivo ai condomini virtuosi. All'inizio della consigliatura ne abbiamo parlato anche qui in aula, perché è ovvio che la passione per la bicicletta ci induce a dire che va tutto bene, però poi devono essere attuati i progetti che presentiamo. Questo è un progetto di riforma di un regolamento sì antico, però su alcuni punti non posso pensare che la ristrutturazione di un condominio a Piazza Tuscolo permetteranno mai, in presenza di fontane vincolate, di mettere le rastrelliere, o qualsiasi condominio del centro storico. Quindi o si faceva un discorso per aree omogenee identificate con il piano regolatore, oppure l'articolo 2, quando genericamente in caso di nuova edificazione, di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione edilizia di interi edifici, devono essere ricavati in misura non inferiore al 2% della superficie utile lorda. Non sarà possibile. Naturalmente la risposta del Dipartimento dimostreranno che non è possibile, ma si tratta di edifici che hanno avuto già una concessione e si sono adeguati a quelli che al tempo erano gli strumenti urbanistici. Si potrebbe pensare alla monetizzazione, come oggi stesso funziona così: se uno apre un supermercato e non ha gli spazi per fare i parcheggi, paga e comunque apre il supermercato o qualsiasi attività commerciale. Per quanto riguarda le rastrelliere della bicicletta, bastava mettere un piccolo articolo premiale rispetto ai condomini, dicendo che l'occupazione di suolo pubblico per i futuri lavori degli stessi condomini non venivano computati. Questo per sempre, quindi ogni condominio aveva un grande interesse a mettere più rastrelliere possibili. In questo caso invece ognuno all'interno del proprio condominio, dove vige e regola un regolamento di condominio, che è un atto stipulato davanti a un notaio, lo ripeto, anche i tecnici del Dipartimento hanno detto che vige e sovrasta il regolamento condominiale. Per le nuove costruzioni nulla queste, per le nuove costruzioni non ne metterei due, ma anche di più. Proprio perché le nuove costruzioni non si intendono solamente, cioè gli standard urbanistici, i 24 metri quadri ad abitanti, ma si possono aggiungere 2-3 metri quadri rispetto alla superficie utile. Non so se troverà attuazione questo qua, come ogni cosa tutti i nodi verranno al pettine. Naturalmente il buonsenso oggi ci dice che dovremmo sconsigliare l'utilizzo della macchina, lo si fa dappertutto, però per scoraggiare l'utilizzo della macchina è necessario che i mezzi pubblici siano efficienti e che poi si trovano delle soluzioni congruenti. Questa, l'ho già detto in commissione, lo ripeto, non è una soluzione vagliata attentamente anche dagli uffici capitolini. I dipartimenti sono molti, noi abbiamo ricevuto un solo parere di congruità, ma non abbiamo ricevuto i pareri complessivi. Questo è quello che dico. Naturalmente ringrazio il Presidente e il lavoro che abbiamo fatto in commissione, e sicuramente l'Assemblea capitolina su questo punto, credetemi, arriveranno altri pareri e altre proposte per migliorarla. Io me lo auguro, perché diversamente non otterremo nessun risultato e continuerò a non poter parcheggiare la bicicletta in un condominio abitando in una zona che è città consolidata, con una disposizione molto severa rispetto alla responsabilità e ai vincoli preesistenti. Pensate che ci sono all'interno dell'anello ferroviario, ci sono degli edifici anche moderni, ma che hanno un vincolo, per cui all'interno sarà molto difficile piazzare le rastrelliere, per quanto...
funziona, c'è la bassa tensione, quindi funzioniamo lo stesso. Per quanto, ripeto, l'iniziativa ci trova sempre ben disponibile a trovare soluzioni concrete. Questa era la proposta che feci al tempo e continuo a fare. Se noi vogliamo, come dire, ottenere dei risultati, facciamo che nei condomini virtuosi possono avere uno scomputo delle future spese che avranno per l'occupazione di suolo pubblico per il ripristino delle facciate. Questa era la proposta che avevo messo in campo, ma che naturalmente non ha trovato consenso o forse non abbiamo, come dire, non ci abbiamo provato, ma di questo sicuramente l'Assemblea Capitolina io ritengo che possa modificare questo percorso e possa migliorarlo, come del resto nella cassazione dell'articolo 4 che avevo già anticipato precedentemente quando già avevamo discusso in aula questo provvedimento, hanno provveduto. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie collega che hai aperto il dibattito, ringrazio il collega che ha aperto il dibattito, la prossima volta faccio io, facciamo a cambio, e qualcuno deve spezzare, diciamo, il meccanismo. Allora, regolamento edilizio, quindi andiamo a modificare questo regolamento edilizio e trattandosi ovviamente di standard urbanistici, quindi io in commissione, avendo lavorato ovviamente nella commissione, ho lasciato un parere di astensione. Perché? Perché sono stato combattuto, nonostante l'idea positiva di poter dotare il più possibile, quindi immobili, spazi per cominciare a cambiare un po' questa mentalità, no? Quindi quella di dotare, di supportare, di aiutare le due ruote. È ovvio che è un'idea positiva, però poi logicamente si scontra con una realtà che tiene conto ovviamente di quelle che sono le strutture immobiliari, tiene conto di alcuni regolamenti come questo che va modificato e tiene conto degli aspetti urbanistici che, gioco forza, dobbiamo comunque tenere presente. E allora che succede? Che certo, finché parliamo di nuove costruzioni, ovviamente oggi quando si fa un progetto nuovo addirittura c'è il recupero delle acque piovane, quindi voglio dire, c'è una produzione di energia alternativa di 1,5 kW per abitazione. Ci sono degli accorgimenti oggi che fanno la differenza per quello che è la nuova costruzione. Per quello che già esiste è normale che diventa un po' tutto, c'è sta l'adeguamento sismico, cioè c'è una serie di interventi, di obblighi, di adeguamenti normativi che sono stati contemplati ovviamente per migliorare quelli che sono i progetti odierni rispetto al vecchio. Però per quanto riguarda quello che esiste, è lì che mi nasce un po' il dubbio, no? Come si fa? Ora per esempio io abito in un residence comunque degli anni 80, ma c'è uno spazio, quindi lo strumento potrebbe essere utile. E quindi, no, tra virgolette, suggerire tramite questo regolamento al condominio di poter trovare uno spazio interno per queste rastrelliere e per parcheggiare le biciclette. Dove invece questo non è possibile, ovviamente, si possono creare degli equivoci, delle insomma situazioni, voglio dire, anche di discussione, di confronto non piacevole, in quanto la gente pensa che poi sia dovuto e quindi, no, nel meccanismo può esagerare. Allora bisognava forse essere un pochettino più chiari, perlomeno per quello che era possibile,
e cercare ovviamente di dare una certezza dove questo poteva essere possibile, dove si poteva comunque avere un risultato. Quindi la mia astensione che è stata in commissione io la ripropongo, perché penso che poi quando si va in assemblea capitolina ci sia la possibilità, no? Credo che ci possa essere la possibilità di migliorare questo testo, di migliorare questa delibera e portarla ad essere più attuale, perché dire di dotare, di modificare il regolamento e dotare quindi la possibilità di dare alla città di Roma questo tipo di possibilità, sì, è positivo, è bello, però poi si scontra con la realtà. Quindi invece cercare di verificare anche come evidenziare dove questo possa essere più facilmente attuabile, noi daremmo, non dico una risposta al 100%, ma anche se fosse del 50%, cominceremo a cambiare quello che è l'abitudine mentale, no? E chi non ha, appunto, chi non si è mai avvicinato alle due ruote potrebbe farlo con un discorso più reale, più vero, quindi poter intervenire ovviamente dove questo è possibile. Quindi nel mantenere l'astensione a questo provvedimento e con la speranza che il Comune possa essere comunque cambiato da parte delle forze politiche, anche della maggioranza che l'ha proposto, cercando di essere un pochino più mirato e cercando di non scontrarci, io lo ricordo, con gli standard urbanistici che comunque fanno da caposaldo per quanto riguarda i regolamenti edilizi. Allora, ha chiesto di intervenire il consigliere Toti. Sì, rispetto appunto alla modifica del regolamento generale edilizio e la possibilità, come diceva il presidente della commissione, della sosta delle biciclette in spazi condominiali. Io penso che sia utile questo che noi oggi andiamo ad esprimere come parere. E io penso che è importante proprio perché rientra nel discorso di una lotta forte allo smog cittadino. Noi abbiamo due zone del territorio, quello di Piazza di Cinecittà e Largo Magna Grecia, dove praticamente la precarietà da questo punto di vista è veramente forte. Perciò ecco, il ribadire lo scoraggiamento dell'uso dell'automobile porta anche chiaramente, prima di parlare della bicicletta, a una riflessione rispetto ai mezzi pubblici che devono dare risposte più puntuali e precise ai cittadini del nostro territorio. Però venendo alla bicicletta, mobilità sostenibile, al rafforzamento di questo mezzo che comunque è ancora l'uso della bicicletta poco praticato nella città di Roma e perciò trovare degli stimoli rispetto all'utilizzo della bicicletta, diciamo che questa modifica al regolamento comincia appunto a dare a fare delle considerazioni positive rispetto a questo, con il discorso appunto della sosta bicicletta in spazi condominiali. Però questo, come hanno detto anche i consiglieri che mi hanno preceduto, diventa obbligatorio, diciamo, per le nuove edificazioni, demolizioni e ricostruzioni. Però rispetto ai vecchi condomini che specialmente nella zona ex nona, ma anche nella decima, hanno tutta una serie di obblighi, e chiaramente diventa un discorso che può essere soltanto indicato verso una raccomandazione. Allora ecco, noi ci siamo astenuti, io mi sono astenuto in sede di commissione, perché chiaramente uno dei discorsi più importanti rispetto a questa modifica del regolamento e possibilità perciò per la sosta di biciclette nei spazi condominiali e per dare appunto la possibilità che questo avvenga in maniera seria presso la maggior parte dei condomini, è necessario introdurre degli incentivi ai condomini virtuosi,
proprio perché questi abbiano e si sforzino per trovare degli spazi per le biciclette. Perciò, ecco, voglio dire, questo è un tema, quello degli incentivi per i condomini virtuosi, che io penso, spero che venga messo al centro nel dibattito in Consiglio Comunale, perché questo può significare veramente una possibilità sostenuta e forte rispetto a questo, appunto, della sosta delle biciclette, perché non diventi il discorso soltanto una possibilità remota, ma diventi quasi una certezza, proprio perché dando questa possibilità di incentivi io penso che ci sarà una disponibilità maggiore rispetto a queste soste delle biciclette negli spazi condominiali. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi? Sì, stavo dicendo. La chiusura lo so che... Allora, se non ci sono altri interventi, l'unico intervento che si può fare è quello del relatore in chiusura, poi io passerei alle dichiarazioni di voto. No, assolutamente. No, allora, la chiusura la può fare solamente il relatore o l'assessore quando è presente, quindi io vorrei ricordare se ci sono interventi, altrimenti un solo intervento che è disponibile alla fine, se no, volevo dire, se non ci sono interventi e non c'è neanche quello del relatore, io passerei. Benissimo, Tosatti. La ringrazio per questo chiarimento sul regolamento. Quindi io vorrei specificare diverse cose anche rispetto a quanto è stato detto, cioè innanzitutto non si tratta di una variazione dell'articolo 37, si tratta di una variazione del regolamento edilizio che introduce un articolo, l'articolo 37 bis, di cui vi leggo la lettera e raccomanderei di porre attenzione alla lettera di questa norma, di questo articolo 37. In tutti i cortili degli edifici esistenti è consentito il parcheggio delle biciclette. In caso di nuova edificazione, di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione edilizia di interi edifici, devono essere ricavati in misura non inferiore al 2% della SUL oggetto dell'intervento appositi spazi resi opportunamente accessibili ubicati nei cortili o in altri spazi di uso comune dell'edificio destinati al parcheggio esclusivo delle biciclette. Comma 3. In entrambi i casi previsti dai commi 1 e 2, gli spazi destinati al parcheggio delle biciclette sono a servizio esclusivo di chi abita o lavora negli edifici collegati al cortile e alle parti di uso comune. Comma 4. In caso di inosservanza alla presente norma è prevista, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 267/2000, una sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro, ex articolo 3 bis del decreto legislativo 167/2000. Quindi, come vediamo, le nuove edificazioni dovranno sottostare a questo regolamento, ovviamente per avere licenza, anche nel caso di praticamente demolizioni e ricostruzioni di gran parte, laddove c'è la richiesta di una licenza edilizia dovrà essere previsto questo aiuto per chi vuole parcheggiare le biciclette. Inoltre dice che è consentito il parcheggio, non è obbligatorio il parcheggio. In questo senso il regolamento condominiale deve sottostare anche ai regolamenti locali, comunali, provinciali, regionali e le leggi regionali e tutto il resto, ovviamente qualora i regolamenti comunali rispettino i vincoli e gli obblighi di legge, e ovviamente i regolamenti comunali sono sottoposti ai vincoli e agli obblighi di legge. Quindi ovviamente
nel momento in cui un condomino chiederà di poter parcheggiare la bicicletta nel condominio, il condominio non potrà negare che si parcheggi la bicicletta, ovviamente se tutti i vincoli e gli obblighi di legge, quindi i passaggi, gli obblighi per i mezzi di soccorso, i passaggi pedonali e carrabili già esistenti lo consentano. Inoltre non impone assolutamente di mettere delle rastrelliere, sarà il condominio che, qualora abbia gli spazi per il parcheggio delle biciclette, potrà regolamentare come desidera il parcheggio delle biciclette dei condomini. Quindi non è un obbligo di riservare degli spazi, dice semplicemente che il parcheggio è consentito. Per quanto riguarda l'incentivo, non vedo perché debba andare a privare il comune di oneri per occupazione suolo pubblico che sono giustamente dovuti, in quanto il vero incentivo di questa norma che andiamo ad inserire è quello dell'uso della propria bicicletta. L'incentivo, il beneficio che riceve il condominio è di poter parcheggiare le biciclette, poterle usare, e nessun capriccio della maggioranza dei condomini potrà privare di questo diritto, cioè nel senso non potrà essere negato semplicemente perché non mi piace, non sono d'accordo. No, io lo devo consentire, lo posso invece negare qualora il parcheggio vada contro altri obblighi o vincoli, quindi anche vincoli sugli edifici storici. Tutto questo, non essendo detto, è previsto da questo da questa norma. Inoltre devo dire, rispetto ai dubbi che ho sentito sollevare di problematiche diciamo giudiziarie eccetera, che esistono già delle sentenze, anche se ancora non passate in giudicato, che mi sembra Milano, adesso non vorrei sbagliarmi, che danno ragione all'obbligo di consentire, all'obbligo di consentire il parcheggio nei condomini degli edifici preesistenti alla data odierna. Grazie. Altri interventi? Relatore, niente? Bene, allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, allora, parere favorevole con 13 voti a favore, 3 contrari e 4 astenuti. Allora, passiamo al punto successivo, che è una proposta di deliberazione di iniziativa dei consiglieri Rinaldi, Alabi, Sottosatti, Guido, Giuliano, Toti, Principato, Vitrotti, Cianciola, Zazzera, Tripputi, Candigliota, De Chiara, Carlone, Ariano, Pompei e Giannone, avente ad oggetto sistemazione dell'assetto idrogeologico del fosso di Vermicino. Chi introduce? Sì. Grazie Presidente, consiglieri. Dunque, questa proposta di delibera è, diciamo, il primo frutto di quello che è il protocollo d'intesa che è stato stilato con, diciamo, con le associazioni consortili, l'assessore all'urbanistica Capitolino, la Presidente del Municipio e il Dipartimento PAU. Questo atto praticamente permette di utilizzare, grazie a proprio all'accordo di programma e al protocollo d'intesa, di utilizzare le risorse delle associazioni consortili di recupero urbano
in modo diciamo deciso dal territorio e dal Consiglio Municipale. Possiamo andare a leggere la delibera, che contiene anche i riferimenti agli atti precedenti che hanno permesso appunto di arrivare a questa delibera. Premesso che le priorità con le quali sono realizzate le opere a scomputo nell'ambito degli interventi di recupero dei piani di zona O sono indicate nella deliberazione di Consiglio Comunale numero 107 del 15 maggio 1995, inderogabilmente nel seguente ordine: fognature ed impianti di depurazione locale, ove necessari, rede idrica ed elettrica, strade ed illuminazione pubblica verde pubblico. In data 4 ottobre 2017 è stato firmato un protocollo d'intesa in materia di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, piano particolareggiato zona O numero 37 Vermicino, tra la Presidenza del Municipio 7 di Roma Capitale, l'Assessorato all'Urbanistica, il Dipartimento Programmazione e Dotazione Urbanistica e l'Associazione Consortile di Recupero Urbano, d'ora in poi ACRU Vermicino, protocollo numero 204.191 del 4 ottobre 2017. Che l'oggetto del protocollo d'intesa ha come finalità la promozione dello sviluppo di un programma organico di collaborazione tra Roma Capitale e il Consorzio di Recupero Urbano Vermicino per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria all'interno della zona O numero 37 Vermicino, che all'articolo 3 di tale protocollo l'ACRU Vermicino si impegna a realizzare sempre nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all'attuale normativa in tema di appalti pubblici, le opere di urbanizzazione di volta in volta individuate d'intesa e previa apposita deliberazione del Consiglio del Municipio Roma 7, che in data 10 novembre 2017, con memoria numero 34, protocollo numero 232-507-2017, la Giunta Municipale ha chiesto ufficialmente l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per la manutenzione e la messa in sicurezza dei fossi dell'incastro e di Vermicino, che il dissesto idrogeologico del territorio è tra i problemi più urgenti della nostra città e che i quartieri periferici del nostro municipio sono costruiti sopra un reticolo di antichi canali che negli anni recenti sono stati deviati e imbrigliati per far spazio a cemento e grandi opere, senza alcuna programmazione seria alle spalle. Considerato che nel territorio del settimo municipio, ed in particolare nella zona di Vermicino, la popolazione soffre di un chiaro problema di dissesto idrogeologico che deve essere affrontato urgentemente, che nonostante l'alveo di questi fossi venga pulito sia dai frontisti che dal Comune di Roma, non si riesce di fatto ad impedire l'arrivo a valle di qualsiasi tipologia di materiali provenienti dai comuni limitrofi durante i violenti rovesci, che l'esondazione del fosso di Vermicino, avvenuta lo scorso settembre, ha messo a repentaglio l'incolumità dei cittadini, i quali hanno subito danni ingenti alle proprie abitazioni, che già negli anni passati, e precisamente a giugno ed ottobre 2014, i fenomeni di tracimazione hanno pesantemente danneggiato numerose proprietà. Tenuto conto che oltre alla regolare manutenzione degli argini e dell'alveo del fosso di Vermicino è indispensabile e urgente programmare interventi strutturali di messa in sicurezza dello stesso per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, visto il TUEL approvato con decreto legislativo 267 del 16 agosto 2000 e sue modifiche e integrazioni, visto l'articolo 27 dello Statuto di Roma Capitale, visto l'articolo 30 del regolamento del decentramento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 dell'8 febbraio 99, visto l'articolo 74,1 del regolamento adottato dal Municipio Roma 7, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Prima Consiliare Permanente nella seduta del 27 novembre 2017, preso atto che in data 25/11/2017 il Direttore della Direzione Tecnica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, che in data 23/11/2017 il Direttore del Municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta. Forse è la stessa cosa, questa. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31,2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio 7 delibera che l'opera prioritaria da realizzarsi a cura del Consorzio ACRU Vermicino sia il ripristino del corretto assetto idrogeologico del quadrante di Vermicino, in relazione al punto precedente, di proseguire nel percorso di approvazione del progetto presentato dall'ACRU Vermicino relativo alla mitigazione del rischio di esondazione del fosso. La Giunta, per quanto di competenza, adotta tutti gli atti necessari per all'esecuzione di quanto deliberato. Grazie. Altri interventi?
consigliere Ciancio. Grazie. Grazie Presidente, consiglieri, su questo tema abbiamo lavorato sia in commissione ma sia nel consiglio straordinario su cui i cittadini del quadrante hanno assolutamente evidenziato questo fenomeno così increscioso e urgente, quindi diciamo è un problema molto grave. L'impegno che abbiamo assunto attraverso quest'atto è essenzialmente quello di rettificare e migliorare la raccolta delle acque piovane, dove peraltro nella zona terminale del quartiere in esame il fosso è stato interrato, è stato intubato e quindi genera un tappo quasi alla fine del percorso, e nella situazione anche di normale pioggia diventa un fatto allarmante sia per i cittadini, che si vedono ad ogni pioggia l'allagamento dei piani seminterrati. E, come ho già detto nella commissione, mi sarei aspettata forse una delibera più puntuale, ma mi è stato detto che è un indirizzo. Questo indirizzo mi auguro che si traduca poi in una risorsa concreta, perché fare quello che ci siamo detti in commissione determina una spesa anche piccola, come il comitato di quartiere ci ha illustrato, quella di fare il bypass e eliminare la raccolta piovana con i diametri molto bassi, 800, quindi eliminare la parte terminale, riducendo, convogliando quindi in una situazione a cielo aperto tutte le acque che vengono raccolte. Il progetto che ci siamo raccontati un po' in commissione attraverso i tecnici che poi hanno dato una mano, erano tecnici esterni ad analizzare il problema, sanno benissimo che è una situazione provvisoria, cioè non si potrà risolvere il problema della raccolta delle acque di un intero bacino che parte da Frascati attraverso un piccolo intervento che si fa a valle. C'è un tavolo che bisogna ricomporre col comune di Frascati, che è il protagonista numero uno dei dissesti che si verificano, perché vengono convogliate anche nel fosso di Vermicino le acque che naturalmente non dovrebbero raccogliersi in detto bacino. Quindi su questa proposta mi auguro che ci possa essere uno studio puntuale da vedere in commissione per capire bene come si fa questo bypass a Via Paoloni, per essere precisi, e quale atto d'obbligo rispetto alle proprietà si potrà attuare, visto che i privati hanno cementificato un piccolo fosso che nei momenti di grande pioggia diventa un torrente. Come si fa ad obbligarli in presenza del fatto che gli edifici peraltro sono anche stati condonati? Vige sempre la regola che i frontisti devono provvedere alla manutenzione, quindi è alla buona tenuta dei fossi che attraversano le proprie proprietà. Quindi questo tavolo di concerto sia col comune di Frascati sia con la Regione Lazio, che quella che detiene i vincoli sui fossi, ci potranno dare indicazioni più puntuali rispetto al da fare generale dell'intero bacino imbrifero. Quello che è l'intento di quest'atto che abbiamo firmato è un va al di sopra, l'avevamo detto anche nel Consiglio straordinario, quello di risolvere il problema di alcuni caseggiati che stanno proprio a valle, dove si verifica costantemente un allagamento dei piani interrati. Le risorse, ci è stato detto che saranno sicuramente recuperate, il progetto il comitato di quartiere l'aveva avviato, per cui sa bene di che cosa si tratta. Io mi auguro che i nostri uffici si potranno correlare con il comitato e prendere quello che di buono hanno portato in commissione per risolvere l'annoso problema.
non ho nulla altro da specificare, tranne che saremo vigili rispetto a un'effettiva delibera che si potrà fare in seguito quando ci sarà un impegno di spesa, ci auguriamo vero, rispetto invece a un indirizzo che era a verità già stato preso sia con una memoria di giunta sia con altri atti che dovevano avere esecutività. Tutto si può fare, ma naturalmente, come ci stiamo accorgendo in questi giorni, se poi non ci sono le risorse diventa tutto un rimandare ad altro tempo. Per questo problema riteniamo che ci debba essere una priorità vera. L'avete asserito un po' tutti nel Consiglio straordinario, lo asserisco anche io, pertanto abbiamo firmato il presente atto. Grazie. Altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente, colleghi e cittadini. Allora, questo è un atto importante, questa delibera di fatto è la chiusura, ma non è tanto una chiusura quanto forse un'apertura maggiore rispetto a un problema che piaga questo territorio da anni. Nel particolare parliamo del quadrante di Vermicino, che è un'importante zona, cioè, del nostro municipio, caratterizzata nei tempi passati da una nascita spontanea di edificazioni di carattere privato, ecco. Poi successivamente sono in corso dei condoni, eccetera, eccetera, però di fatto era un piano di campagna su cui si è cementificato. Questa cementificazione, anche un po' selvaggia, effettivamente ha causato vari problemi. C'è quello più grande probabilmente è proprio quello idrogeologico, ce n'è prova sia nel 2014 quando ci fu un grande evento che causò molti danni alle famiglie, e l'ultimo in ordine di tempo a settembre scorso, quindi poco dopo l'estate, c'è stata una ampia portata di pioggia. E quindi c'è molte abitazioni, cioè non solo lì, ma anche per esempio a Via Almè, che è nella zona di Morena, quindi è una zona che è limitrofa, e a Vermicino ci sono stati dei profondi disagi per la cittadinanza, perché si sono ritrovati gli scantinati, le strade, le case e allagate, con uno sforzo anche quello importante sia da parte dei cittadini che in prima persona sono scesi per togliere il fango, per togliere l'acqua, in concorso con l'amministrazione e con AMA, che anche lì sono intervenuti per ripulire momentaneamente la zona in attesa di un intervento maggiormente radicato. Questa delibera ci rappresenta l'avvio di questo intervento maggiormente radicato, ed è di fatto il risultato di questo protocollo d'intesa importante che, come municipio settimo, per la prima volta abbiamo siglato, sperando di essere seguiti anche dagli altri municipi, tra l'amministrazione per l'appunto municipale, tra i consorzi ACRU e tra il Dipartimento. Allora, il processo com'era prima di questa firma del protocollo? Era che un consorzio ci inviava un progetto di spesa per la messa in sicurezza, per la messa in opera per le opere, diciamo, da inserire poi nei territori. E il Dipartimento dava o no l'assenso, e poi il Consorzio procedeva direttamente ai lavori con i fondi che proprio il Consorzio ha in pancia. Ora, in questo processo, col protocollo, si inserisce adesso il Municipio e questa Assemblea Municipale in particolare. Questo è anche un punto di vista importante, sia per quanto riguarda la trasparenza, sia per quanto riguarda la partecipazione degli stessi cittadini, come in Commissione. È qui presente per esempio il Comitato di Vermicino, e loro sono stati dei diretti fautori, diciamo, di questa operazione insieme a noi, insieme a noi maggioranza, ma anche le opposizioni, che ringrazio perché hanno firmato l'atto, ed è stato un punto importante anche di coesione e a livello di amministrazione in favore del territorio. Ora, questo progetto che noi stiamo di fatto mandando avanti, ce ne stiamo dicendo al Dipartimento di prendere in considerazione questo progetto,
perché è quello che per noi serve sul territorio. I soldi verranno spesi per l'appunto dal consorzio ACRU. Noi semplicemente stiamo indirizzando su quale tipologia di opera fare, mentre preventivamente, anche prima, c'è anche precedentemente al nuovo codice degli appalti, che di fatto ha imbrigliato un pochino, cioè, l'azione dei consorzi ACRU, c'è questa nuova possibilità di spendere i soldi, però questa volta siamo noi, cioè noi municipio, a dire c'è laddove per noi serve. Questo è stato un processo per l'appunto partecipato, e quindi siamo sicuri che in questa direzione possiamo mettere un tassello importante per l'assesto del fosso di Vermicino, ma non solo del fosso, perché è tutto un discorso che prevede anche tutto il quadrante di Vermicino e il rapporto interistituzionale che c'è col Comune di Frascati, con la Regione Lazio, con l'autorità bacino, eccetera eccetera. Quindi, come vedete, sono molte entità che sono racchiuse in questo percorso. L'atto è la delibera, perché semplicemente nel protocollo si cita una delibera, per questo motivo e oggi la stiamo discutendo qua. Allora, noi siamo abbastanza contenti di questo fatto e siamo sicuri che adesso l'assessore con la giunta si farà portavoce presso il dipartimento per andare a conclusione di questo processo, che ovviamente ci porterà un cambiamento importante dal punto di vista della sicurezza dei cittadini stessi all'interno del quadrante, quello di Vermicino, cioè dissestato e allagato in maniera abbastanza ripetuta negli ultimi tempi. Questo più o meno è quanto, quindi io ringrazio tutti, anche a nome di questa maggioranza, cioè ringrazio i cittadini che sono intervenuti e che hanno partecipato in maniera anche qualificata e tecnica e a questo processo. Questa è la prima delibera di altre, come speriamo, che saranno portate in commissione prima dei lavori pubblici e urbanistica, che sono diretta emanazione di questo protocollo già citato, e che coinvolgerà anche altre zone dissestate, soprattutto nelle periferie, laddove poi insistono questi consorzi ACRU, e quindi cerchiamo di fare il nostro. E quindi ringrazio tutti, perché questo è un passo in avanti fondamentale, e cercheremo non solo di farlo, ma anche di controllare come poi verrà fatto. Grazie a tutti. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, mi collego all'intervento fatto dal collega Guido Roi, nel senso che la positività di questo documento nasce proprio appositamente da questo tipo di ragionamento, cioè cercare di mettere in piedi uno strumento che possa essere utile al territorio, al di là del problema oggettivo che esiste, ma ne esistono tanti altri. Bisogna cercare di capire come poter intervenire in modo armonico e in modo decisivo. Quindi questo protocollo che è stato firmato è uno strumento importante, che mette nella condizione i consorzi, che esistono da diverso tempo e che hanno nelle loro casse diverse centinaia e migliaia di euro, e insieme ai comitati di quartiere, quindi alla rete locale, ed insieme ovviamente al municipio, che diventa finalmente un attore principale. Io ho sempre detto che, e poi lo vedremo lunedì durante la fase del bilancio, quindi del consiglio dedicato al bilancio, farò anche dei riferimenti. Io ho sempre spinto, e soprattutto in questi ultimi anni, nel fatto che bisogna essere attori principali e non comparse, e soprattutto quando questo possa essere possibile. Ora mettiamo alla prova questo lavoro fatto dalla nostra Presidente, vediamo effettivamente se è valido, se mettere al tavolo i consorsi e i comitati e il municipio, che indica l'opera che ritiene indispensabile, utile, perché io sono testimone, quindi non so voi che... comunque siete dell'ultima consigliatura, ma precedentemente veniva fatto, insomma, il gioco delle tre carte, no? Nessuno passava per municipio non veniva coinvolto, o se coinvolto solo con gli uffici, non c'era un indirizzo politico, i progetti si fermavano al Dipartimento delle Periferie, insomma la gente poi si avvelenava e rimaneva tutto com'era. I soldi c'erano, ma c'erano 8 progetti. Quale fare per primo? Allora, poi, siccome la politica non ci insegna che dopo 2 anni, 3 anni si cambiano i sindaci,
e quindi poi rimaneva tutto bloccato. Se questo strumento ci permette a noi oggi di venire in consiglio, no? E dopo aver ascoltato le parti, di capire quale cosa è urgente fare e quale cosa conviene fare, allora io penso che poi ci possiamo anche prendere delle nostre responsabilità. Quindi il ruolo diventa anche più interessante se qualcuno propone e decide di fare qualcosa. E legandomi all'ultima parte dell'intervento, è ovvio che questo ragionamento va allargato agli altri consorzi, agli altri quadranti dove ci sono i consorzi di recupero, perché comunque lì ci sono anche altre realtà e noi dobbiamo capire, quindi giocando il nostro ruolo, dobbiamo capire come aiutare, okay, la realtà locale, cercando di intervenire e spendere quei soldi per far trovare qualcosa che poi rimane utile. Quindi nel caso di Vermicino, per l'amor di Dio, lì ogni volta che, no, piange la Madonna di Civitavecchia si allagano, quindi voglio dire, no, due gocce è quello che succede. Quindi è normale che bisogna intervenire, però ci sono anche altre realtà dove, no, c'è bisogno appunto di fare dei lavori programmati e i soldi ci sono e quindi il municipio deve dare indicazioni. Finalmente questo si potrà fare e vediamo se questo protocollo tiene di fronte anche al meccanismo generico, politico, dipartimentale, eccetera, eccetera. Speriamo che possiamo comunque incidere e per questo nel meccanismo della commissione si è firmato l'atto, perché lo riteniamo indispensabile per dar forza a quello che abbiamo detto fino adesso, cioè al protocollo e alla sua e ai suoi risultati. Consigliere Toti. Anche io condivido fortemente questa delibera. Io dico un processo partecipato, io ho sempre detto via la partecipazione, io l'ho vista molto sentita, come ho sentito la sofferenza dei cittadini del comitato di Vermicino che hanno atteso questa delibera. Io penso che attendono questa delibera da tanto tempo, da anni aspettano un protocollo d'intesa come quello che si è fatto rispetto all'associazione consortile di recupero urbano e rispetto al nostro municipio. Voglio dire, è importante perché sono stati tanti i problemi che in questi anni ha vissuto quell'area importante, anche se di confine, del nostro municipio, che come ho detto è stata fortemente sofferente nel considerato, noi lo ribadiamo, io l'ho firmato questa delibera e sono anche soddisfatto che ci sia stato che ci sia stata rispetto a questa una convergenza di tutte le forze politiche, perché realmente, ecco, siamo di fronte a problemi molto seri. Ecco, quando noi mettiamo nel considerato l'esondazione del fosso di Vermicino avvenuto lo scorso settembre, che ha messo a repentaglio l'incolumità dei cittadini, non è che parliamo di cosetti, i fenomeni di trascimazione hanno pesantemente danneggiato numerose proprietà. Ecco, il discorso di questo protocollo, come qualche consigliere che mi ha preceduto ha detto, che deve, e io spero, che si apra un confronto con tutte le realtà, con tutti i comitati di quartiere che soffrono ancora di questi problemi e si possa arrivare ad assicurare a questi territori extra-gra sofferenti con la realizzazione di opere importanti di urbanizzazione. Questa è la messa in sicurezza, come abbiamo detto, dei fossi dell'Incasso e di Vermicino. Perciò voglio dire, ma tanti sono i problemi che purtroppo hanno e che possono essere, diciamo, con uno studio approfondito a vari protocolli d'intesa
che ci possano aiutare a sistemare tante aree, come ho detto, sofferenti del nostro municipio. Certamente c'è bisogno anche, e io ribadisco il ruolo importante che ha svolto il Comitato nella Commissione, dando delle indicazioni ben precise rispetto a quelle che erano le necessità di quel territorio. Ecco, ma anche è stato ribadito, anche dallo stesso Comitato di quartiere, l'importanza di avere un tavolo di confronto con il Comune di Frascati, che voglio dire, penso che sia tra i responsabili anche di questo stato delle cose, ma anche un confronto che va fatto senz'altro con la Regione Lazio. Perciò questa, io penso e spero, che debba essere l'inizio di un processo partecipato che veda il coinvolgimento di tutti i comitati di quartiere che si trovano di tutti i comitati di quartiere, dei cittadini al centro sempre, che si trovano in questa situazione. Perciò è di buon augurio rispetto a un discorso di partecipazione che deve sempre essere il nostro punto di riferimento più importante, a stella cometa, diciamo, del nostro agire politico nel nostro territorio. Perciò un ringraziamento ai cittadini e una vigilanza anche per la partecipazione e per avere con noi scritto questa delibera, e poi ecco un augurio, come ho detto, che questo non sia che l'inizio di un processo di partecipazione che veda una crescita del territorio del nostro municipio. Grazie. Altri interventi? Non ci sono? Bene, allora passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? La chiusura. Ah, Rinaldi. Prego, consigliere. Dichiarazione volevo conclusiva. Volevo rispondere sul fatto che comunque il protocollo d'intesa, diciamo, a parte per la specificità, ne è stato fatto uno in particolare per l'Agro di Vermicino, e gli altri, diciamo, le altre associazioni consortili sono state invece racchiuse in un secondo documento. La struttura è la stessa, però per la specificità di Vermicino ne è stato fatto uno apposta. Per quanto riguarda il discorso che si faceva prima su in tanti anni si è assistito come testimoni passivi di un pallo tra uffici, non uffici, per cui le opere alla fine non venivano realizzate, e se venivano realizzate erano sempre espressioni di qualcun altro e non del territorio, e probabilmente si è affrontato il problema dalla parte sbagliata, nel senso, quello che è stato fatto qui è stato quello di creare una struttura di atti amministrativi che permettesse questa scelta, cioè di poter fare delle delibere a livello di consiglio municipale. Per cui ecco, una delle caratteristiche appunto di questa nuova amministrazione è questa, cioè non corriamo dietro a regolamenti che probabilmente non funzionano. E questo si legge anche nell'articolo 5 di questo protocollo d'intesa, dove dice, l'articolo 5, durata del protocollo d'intesa. Il presente protocollo d'intesa ha durata a far tempo della sottoscrizione delle parti dello stesso e fino alla modifica della citata deliberazione del Consiglio Comunale numero 53/2009. Che è questa che praticamente specifica il processo sbagliato, cioè è qui dove c'è il problema, 53 del 2009. Per cui con questo protocollo noi, nelle more che venga, cioè in attesa che venga cambiata questa delibera, agiamo in maniera locale, ma quello che stiamo facendo a livello capitolino è appunto la modifica della delibera 53. È tutto, grazie. Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? C'è consigliere Ciancio? Sbaglio? No, ho visto una mano. Non ci sono dichiarazioni di voto? Allora passiamo in votazione, grazie. Favorevoli? Contrari?
Astenuti? Quattordici voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, pur presenti in aula il consigliere Ciancio, la consigliera Vidrotti, la consigliera Biondo e il consigliere Stelitano non votano. Grazie. La delibera è approvata e si richiede la votazione per limitata eseguibilità. Favorevoli? O contrari? Astenuti? Concessa l'immediata eseguibilità e non hanno votato i consiglieri Ciancio, Vidrotti, Biondo e Stelitano, pur presenti in aula. Grazie. Allora, la seduta è chiusa, sono le ore 15:47, grazie.